il circuito di Silverstone, uno dei miei preferiti in assoluto, almeno lo era prima che non ci facessero questa modifica. Circuito famoso per due cose: la prima è perché è velocissimo, ci sono tante curve veloci ed è davvero bello. Il secondo è perché in tutte le frenate non si frena mai con l'auto dritta, si frena sempre quando si è già inseriti in curva, sempre con il volante girato da un lato. Vediamo nel dettaglio. Allora, si parte da qui, breve rettilineo, si sfiorano i 300 all'ora e si fa la prima curva, la Cobbs, una curva stupenda. Si fa di sesta o di settima parzializzando il gas, ma si tiene giù il piede, non si vede né il punto di corda né l'uscita. Si tiene giù il piede, ci vuole precisione e coraggio. Si arriva poi a quest'altra serie di curve, le Beckett. Questa è un'altra serie di curve molto particolari. La prima e la seconda la si fanno in piena, in settima. Si scala una marcia per la terza curva a sinistra, si scala un'altra o altre due marce, a seconda di come si impostano i rapporti del cambio per la Beckett. In pratica queste curve si fanno frenando mentre l'auto va a zigzag. Ci vuole molto manico qui. Rettilineo e si arriva alla Stour. Rettilineo, questo dell'Hangar Street, è il punto in cui si possono sfruttare le scie. La Stour è un'altra bellissima curva, si frena mentre già ci si inserisce in curva, si fa in quarta. Si arriva alla Vale, secco sinistra-destra e ci si mette su questo lungo curvone, non finisce mai, bisogna tenere la corda e tenere giù il piede per lanciarsi il più veloce possibile su questo rettilineo. Ora, qui c'era la parte vecchia con la curva Bridge, una piega velocissima che a me piaceva tantissimo. L'hanno modificato con questa S veloce, si scala una marcia, la si fa, però sono convinto che se la si prende bene la si può fare praticamente in pieno. Si arriva qui a 2,80 circa, qui si può superare, questa curva è in seconda, si fa in seconda anche questo tornante e ci si lancia con questa piega che se tagliata bene si può fare tranquillamente in pieno su questo lungo rettilineo perché porta alle Brooklands. Le Brooklands è una serie di curve, qui anche si può superare, una curva verso sinistra, in cui anche qui si frena mentre già si gira il volante, quindi molto difficile questa frenata e bisogna uscire bene per imboccare quest'ultima curva, un curvone infinito verso destra, non finisce mai, in cui bisogna stare cuciti al cordolo per cercare di aprire il gas il prima possibile e lanciarsi quanto più velocemente su questo rettilineo. In quest'ultima curva a Silverstone succede una cosa particolare che i più attenti noteranno in qualifica. Durante il giro di lancio le auto faranno questa curva stando larghi, in modo da aumentare il più possibile la velocità per lanciarsi quanto più velocemente possibile sul rettilineo. Nel giro cronometrato questa stessa curva invece sarà fatta molto più vicino al cordolo, molto più stretta, perché la linea del traguardo è molto vicina a questa curva e quindi conviene fare meno strada piuttosto che a guadagnare velocità. La cosa bella di questo circuito è che ci vuole una guida pulita, precisa. Vedo molto bene Webber, Button. Comunque, adesso che avete studiato la teoria, allacciate le cinture che vi porto a fare un giro.